La storia di San Pietro Parenzo è interessante sia con riferimento alla persona e alla sua vicenda personale, sia con riferimento alla città, alla nostra città, e anche direi al contesto più generale in cui quella vicenda si svolse. San Pietro Parenzo era un ragazzo di 20 anni, inviato dal Papa Innocenzo III, lo viene a mettere pace. A mettere pace perché la città era lacerata da lotte intestine, con protagonisti i catari. Si diceva allora i patarini, ma in realtà va chiarito questo aspetto. Ci fu a un certo punto una confusione fra i patarini, che in realtà erano milanesi, nascevano in un contesto diverso, contestavano la simonia, il concubinato, la ricchezza della chiesa, eccetera, e i catari, che invece erano un movimento molto più strutturato, molto più organizzato. Qualcuno ha detto una vera e propria chiesa alternativa, avevano i loro preti, per esempio, che si chiamavano Perfetti, e quindi i catari erano una setta molto pericolosa, molto aggressiva, anche molto, molto attiva. Ad Orvieto erano particolarmente forti, e una parte della classe dirigente aveva aderito, e quindi c'era una situazione da mettere sotto controllo. Per di più c'era un contesto generale in cui la Chiesa aveva dei problemi piuttosto seri, perché c'era stato lo scisma fra la Chiesa orientale e quella occidentale. L'impero orientale si disinteressava delle vicende occidentali, la Chiesa non aveva più coperture, c'era una attività piuttosto forte dei comuni. I comuni si erano sviluppati in modo autonomo nell'undicesimo e dodicesimo secolo, il comune di Orvieto ugualmente, e l'aggressività dei comuni si era vista in tante occasioni, e Innocenzo III voleva che tutto fosse riportato all'ordine, al controllo. C'era quindi una necessità dello Stato della Chiesa di essere sotto controllo, di essere messo sotto controllo, e c'era un problema di Orvieto, città litigiosa da sempre. Da allora ad oggi la religiosità è evidente, e San Pietro Parenzo tentò di mettere le cose a posto. La sua vicenda si svolse in pochi mesi, in realtà, in pochi mesi, tutta nell'anno 1199. Fu inviato a Orvieto, tentò di mettere a posto le cose, emanò dei provvedimenti piuttosto seri, piuttosto duri, nei confronti dei catari, e quando andato a Roma, ritornò a Orvieto, era stata organizzata una congiura, lo aspettarono sotto il palazzo, lo portarono fuori le mura in una capanna, lo sottoposero all'interrogatorio. Lui si rifiutò di cedere al ricatto dei catari e naturalmente fu colpito con un martello, poi fu finito a calci, pugni, coltellate, eccetera, quindi fu martirizzato in realtà, e fu portato poi fuori porta, e vabbè, insomma, il rapporto con la patarina è sancito dal fatto che fu portato fuori porta all'inizio del percorso di quella strada che si chiama ancora oggi Patarina. Allora, questa è la vicenda di Pietro Parenzo. Non riuscì a mettere pace, la pace fu ottenuta in un altro modo dopo, nei decenni successivi, però in realtà la città non ebbe, come dire, la pacificazione che era auspicata. Mi fermerei qui, perché poi la storia, insomma, potrebbe essere condita con tanti altri aspetti, soprattutto con riferimento agli obiettivi della Chiesa, della politica della Chiesa allora, e a come la Chiesa uscì da quella situazione, non tanto con l'invio di personaggi alla Pietro Parenzo, quanto invece con
lo sviluppo degli ordini mendicanti, i francescani, i domenicani, eccetera, che iniziarono una lotta, portarono avanti una lotta contro le eresie in un modo del tutto diverso, con la predicazione, la dottrina e con l'esempio di vita. Pietro Parenzo è stato sempre venerato come santo dagli orvietani fin dal giorno successivo a quello della morte. In realtà la santità di Pietro Parenzo è stata ratificata dalla Chiesa Cattolica ufficialmente soltanto il 21 maggio del 1879. Erano passati alcuni secoli. Dobbiamo domandarci il perché. Ebbene, le notizie sulla vita di San Pietro Parenzo, sulla vicenda di San Pietro Parenzo, ci derivano quasi esclusivamente da un documento redatto da un canonico orvietano a scopo liturgico e agiografico immediatamente dopo la morte del santo. Questo documento è molto lontano dalla sensibilità moderna, perché all'epoca ancora non c'era stata la contestazione protestante del modo di fare apostolato da parte della Chiesa Cattolica, con degli eccessi nel senso del miracolismo e delle leggende che vi si ricamavano attorno, e non c'era stata soprattutto l'opera dei gesuiti per l'introduzione negli studi cattolici del metodo storico critico. Quindi è molto lontano questo documento dalla sensibilità moderna, però proprio perché è un documento che è stato redatto subito dopo la morte del santo, ha un valore storico molto importante. Ci fa capire le vicende precedenti alla morte di San Pietro Parenzo, quindi la situazione politica dell'epoca, e ci fa capire quello che è successo dopo. Ritorniamo alla domanda iniziale: perché questo ritardo nel riconoscimento della santità di San Pietro Parenzo? E ho creduto, io assieme agli amici che hanno collaborato alla stesura di questo libretto su San Pietro Parenzo, insieme a Franco Barbabella, insieme a Mario Tiberi, insieme a Dante Freddi, abbiamo ragionato sulla questione e siamo arrivati a questa conclusione, che Innocenzo III ce l'aveva con gli orvietani. Per comprendere la riluttanza del Papa Innocenzo III a canonizzare Pietro Parenzo, bisogna tener conto della situazione politica dell'epoca e soprattutto di una mania orvietana di mettere le mani sotto pendente. Innocenzo III non si fidava degli orvietani, perché gli orvietani più volte avevano tentato dei colpi di mano sotto pendente, che era una città importante posizionata in un posto strategico sulla via Francigena, e era una città che il Papa voleva tenere ben stretta. Gli orvietani più volte occuparono Acqua Pendente, poi furono anche scomunicati, ci fu un interdetto prima di Innocenzo III contro gli orvietani a questo proposito, l'avevano dovuta mollare, poi l'avevano ripresa e continuamente la insidavano. Innocenzo III non si fidava, non aveva una disposizione d'animo favorevole, e questo dovrebbe essere stato il motivo per cui la questione della canonizzazione di Pietro Parenzo non andò avanti e gli orvietani non furono esauditi. E poiché la Chiesa, prima di correggere le proprie posizioni, ci pensa bene, si è dovuta aspettare il 1879 per una giusta canonizzazione. Questa passio di San Pietro Parenzo, questo documento redatto dal canonico Giovanni, che contiene tante notizie, anche tanti miracoli, tante cose molto esagerate, non solo aveva un carattere, diciamo così, di edificazione religiosa, ma aveva anche una perorazione della santificazione, della canonizzazione di Pietro Parenzo da parte della Chiesa Cattolica. Con Innocenzo III bloccò l'operazione e non se ne fece niente, e siccome la Chiesa, prima di smentire se stessa o di ripensarci, ci riflette bene, ci ha riflettuto alcuni secoli e ha sciolto, e Pio IX sciolse la riserva nel 1879. Pio IX, che era innamorato d'Orvieto, aveva fatto pure una visita apostolica molto importante a Orvieto. Quella porta monumentale che sta vicino al Palazzo Comunale, all'ingresso del Palazzo Comunale, dalla quale si accede a Piazza
Sant'Andrea fu edificata proprio in onore di Pio IX. E dal punto di vista religioso, Mario Tiberi, a conclusione di un suo saggio inserito in nel libretto di cui parliamo, ha scritto: al pari del figlio Gesù, che fu fedele e obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce, così Pietro Parenzo fu fedele e obbediente al vicario del figlio fino al martirio e al martirio per mano assassina. E Pietro Parenzo perseguitò gli eretici, ma la parola persecuzione è sbagliata, perché applicò la legge, applicò il diritto pubblico e il diritto penale, e lo applicò con molta mitezza, e non comminò pene capitali, ma quasi esclusivamente confische di beni. E quando gli fu chiesto sotto tortura di revocare i suoi provvedimenti di confisca, lui disse che avrebbe elargito tutto il suo patrimonio, era di una famiglia nobile e ricca romana, per risarcire gli eretici, ma che i beni confiscati appartenevano alla Chiesa e lui su quelli non aveva potere. Quindi dimostrò, era un ragazzo, un giovane di 20 anni, sposato ma non aveva figli, però doveva essere una persona molto matura, altrimenti un papa scaltro come Innocenzo III non l'avrebbe mandato al vieto a svolgere quel ruolo così delicato. Una persona matura, una persona equilibrata, una persona che ha affrontato tranquillamente il martirio per la causa alla quale si era votato per dovere di obbedienza al Papa e di ripristino della legalità.